Buonasera e benvenuti al Prebenista, edizione speciale dedicata alle amministrative di Pordenone. Questa sera probabilmente uno degli ultimi confronti fra i candidati sindaci di Pordenone e ad assistermi ed aiutarmi nella conduzione del programma il vice direttore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. Grazie. Ecco, allora io per non annoiare passo subito la parola a Ragogna, che per non annoiare sarà molto veloce, e presenta rapidamente i candidati. Allora, l'elettore si trova davanti, come vedete, a una sfida affollata. Sette candidati che rappresentano 15 liste. Allora, partiamo in ordine alfabetico. Andrea Cancian, Insieme per Pordenone. La caratterizzazione è una lista di sinistra. Alessandro Ciriani, schieramento di centrodestra, composto da Lista Ciriani Sindaco, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Autonomia Responsabile, quindi cinque liste che appoggiano il sindaco. Sonia Daniello, Pordenone in comune, caratterizzazione di sinistra. Poi c'è Franco Giannelli, Pordenone Popolare. Daniela Giust, schieramento di centrosinistra, composto da Partito Democratico, Il Fiume, Pordenone 1291, Cittadini per Giust. Renzo Muzzin, con due liste che l'appoggiano, Salviamo Pordenone, Nuova Pordenone. Infine, Samuele Stefanoni, Movimento 5 Stelle. Bene, allora io direi che puoi subito iniziare con una domanda agli ospiti. Sappiamo che ogni candidato ha massimo 1 minuto e mezzo per rispondere e saremo molto attenti ai tempi. Io cercherei la massima sintesi. Immagino che gli elettori non si mettano a leggere né 10, né 15, né 85 pagine di programma. Magari vorrebbero restare folgorati, e chissà che non succeda stasera, da un piccolo slogan, una sintesi, di che idea avete, che progetto avete per Pordenone. Cancian. Per Pordenone noi ci proponiamo di riavvicinare l'amministrazione al cittadino e quindi di poter dare quei servizi che sono più richiesti dalla cittadinanza e che vengono più a contatto con le esigenze proprio del cittadino in tutte le sue fasce. La nostra idea è appunto essere in continuo contatto con il cittadino per poter raccogliere le sue istanze e poter essere portatori nell'amministrazione di quello che è l'esigenza propria del cittadino. Passiamo a Ciriani. Il desiderio della nostra coalizione è che Pordenone torni ad essere capoluogo, quindi si riappropri del proprio ruolo di traino di un intero territorio e non solo del perimetro della città. E quindi un governo della città più autorevole, che sappia negoziare in modo serrato con la regione per riottenere ciò che le è stato negato, sottratto illegittimamente e ingiustamente in questi anni in termini di servizi, di infrastrutture e anche di risorse. È una battaglia storica che si è interrotta nella ultima legislatura del Comune e che io vorrei riprendere, non certamente con un contenzioso, ma con un negoziato sì. E quindi chiamare Bolzano e dire sediamoci uno di fronte all'altro e stabiliamo, visto che li conosciamo i problemi, cosa possiamo fare uno e l'altro per risolvere le annose questioni che affliggono la città, a partire dalla questione dell'ospedale e della sanità. Daniello. La nostra lista invece si concentrerà e darà spazio agli ultimi, quindi porterà in comune la voce degli ultimi, di quelli che non hanno avuto voce fino adesso. Vorrà riconnotare, dare un'identità forte a Pordenone, come centro anche del Friuli Venezia Giulia, con un brand Pordenone per rilanciare l'identità in economia, con l'economia, con un brand che la vede portatore di la propria identità creata sul lavoro. Giannelli. Non ha nulla da dire? No, aspettavo di vedermi sullo schermo.
Noi rovesceremo il rapporto che oggi vede il cittadino andare dal sindaco a chiedere, chiedere, chiedere. Sarà il sindaco andare dal cittadino a chiedergli dimmi cosa hai bisogno per ricominciare a crescere. Quindi sportello per il cittadino e abbattimento della burocrazia. Seconda cosa, dovremmo fare in modo che gli imprenditori ricomincino a credere nella nostra città e a investire nella nostra città. Per questo motivo faremo tutto quello che serve perché la gente voglia di nuovo venire a vivere, abitare, lavorare, investire. Saremo noi ad andare dagli imprenditori perché senza il privato non riusciremo a ripartire. Sarà il sindaco andare dagli imprenditori, dai commercianti, dagli artigiani a chiedere dimmi cosa ti serve per tornare a investire in città. Giusto. Noi pensiamo che le grandi sfide di cambiamento che sono in atto non solo a Pordenone ma ovunque vadano intercettate e governate bene. Il nostro programma quindi si propone di lanciare un governo della città guidato dal centro-sinistra che veda nelle nuove sfide del lavoro, del mondo della scuola con tutta la tematica dell'alternanza, delle relazioni tra i ragazzi, di una tutela ambientale che ha nella creazione del Parco del Noncello uno dei suoi punti di maggiore lucidità e freschezza, nella cultura come possibilità di marketing culturale, quindi con un'apertura verso il territorio, ora più che mai con le possibilità offerte dalle UTI, e infine, ma ovviamente non ultimo, nella cura del sociale, del sociosanitario che ci vedrà in prima linea. Muzzin. Vogliamo una Pordenone più viva, una Pordenone che sappia attirare le imprese, una Pordenone che sappia portare, far ripartire il commercio, vogliamo una città dove vengono prima i pordenonesi, più attenzione verso le famiglie, verso gli anziani, più attenzione verso le scuole, le esigenze che hanno le scuole, non deve, una città dove nessuno viene dimenticato, ma siamo tutti uguali, vogliamo meno burocrazia, meno tasse, vogliamo una città più bella, più viva, dove si riscopra anche il nostro passato, la nostra storia venga rivalutata. Vogliamo, insomma, cambiare marcia a questa città. Stefanoni. Il Movimento 5 Stelle entrerà per la prima volta al municipio di Pordenone portando i principi propri del movimento, che sono quelli dell'onestà, della trasparenza e della partecipazione. Il nostro programma politico è stato concertato con oltre 120 incontri con i cittadini e quello che vogliono i cittadini non sono grandi opere, vogliono delle piccole azioni concrete che possano veramente tutelare e migliorare la qualità della loro vita. Quindi parliamo di misure che vanno nella tutela della loro dignità innanzitutto e quindi parliamo di abolizione di Equitalia, così come parliamo di tutelare e garantire che l'acqua rimanga pubblica. Parliamo di un'amministrazione trasparente che sia vicina al cittadino, che faccia delle nomine politiche che siano meritocratiche. Parliamo di decoro urbano soprattutto nelle periferie e soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione delle edilizie e riqualificazione degli edifici scolastici. E infine una attenzione e sostegno maggiore a riportare la produzione artistica e culturale locale all'interno delle strutture pubbliche. Beh, siamo riusciti a far sintesi, almeno abbiamo capito cosa contiene il programma di ogni candidato. Tutti uguali, tutti uguali. E mi è parso, insomma, fondamentalmente che nessuno ha idee contro, ci sono contro delle gli elettori, no? Ma è scontato. No, invece quello che a me interessava sapere è se onestamente loro sono convinti che gli elettori voteranno al primo turno per loro oppure voteranno per loro grazie alle liste di sostegno. Questa domanda vale ancora di più ovviamente per chi non ha una candidatura troppo civica, perché è evidente che là il discorso è un po' coincide, no? Quindi il voto sarà al candidato perché il candidato convince oppure sarà un voto di lista? Partiamo stavolta al giro contrario. Beh, nel nostro caso la risposta alla domanda è molto semplice, perché il Movimento 5 Stelle si presenta come ha sempre fatto con una lista unica e quindi senza fare nessun tipo di apparentamento. È una scelta che va nella direzione di valorizzare la squadra, valorizzare le idee, soprattutto prima ancora della candidatura. Ma chiedo scusa, la mia domanda è se voteranno per lei o voteranno per il Movimento 5 Stelle? Io non faccio, e vale anche per gli altri. Non faccio nemmeno questo tipo di differenza, perché io sono semplicemente uno degli elementi della grande squadra che mi ha accompagnato e grazie alla quale ho potuto portare e esternare, divulgare quello che è il nostro programma politico. Quindi per me non fa nessuna differenza. Grazie. Noi siamo due liste civiche di centrodestra, quindi
siamo tante idee nuove, giovani, ragazzi, meno giovani, chi ha esperienza, chi non ha esperienza. Siamo partiti con questo progetto e c'è persone che sono conosciute, meno conosciute, io credo che voteranno sia per me, ma sicuramente voteranno anche chi è in lista, perché nelle comunali è indubbio che si vota se si conosce la persona, se si conoscono le idee. Quindi penso che sarà un voto, è difficile dare una risposta a questa domanda se voteranno per me o per le persone in lista, sicuramente anche per me. Prego. Beh, penso che nel nostro caso sia una bella miscellanea, nel senso che quattro liste hanno condiviso il mio nome a candidata sindaco, è stata una decisione comune e in questi mesi tutto il programma è stato largamente condiviso e anche le decisioni che nel corso del tempo abbiamo dovuto prendere in ordine a vari appuntamenti a cui dovevamo far fronte. Quindi credo che sia un mix, non c'è personalismo e non c'è sbilanciamento sulle liste, perché davvero quello che sarà poi il governo della città sarà il risultato di questo grande lavoro di squadra che abbiamo fatto in questi mesi. Prego. Io ai miei ragazzi e alle mie ragazze ho chiesto di andare in giro a cercare il voto sul programma, di mettere una bella croce sulla lista scrivendo il loro cognome, perché credo che bisogna votare il sindaco, ma il consigliere è fondamentale. C'è il sindaco, ma c'è il consiglio comunale. La coralità di questo fatto fa la democrazia. Quindi sicuramente voteranno il sindaco, ma prenderanno anche i voti i consiglieri. Ma noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sempre come gruppo e questa è stata la nostra forza. Sicuramente in molti conoscono me perché sono uscente candidata consigliera, quindi come candidata sono consigliera uscente e quindi questo gioca forza, però il gruppo è la nostra identità e la partecipazione, per cui accanto al simbolo è sempre il consigliere, questo è chiaro, ma noi giochiamo con una sola lista, quindi per noi è più facile. Credo che il consenso degli elettori nel nostro caso sarà frutto di un mix dei due elementi che lei ha citato. Da un lato io ho alle spalle un'esperienza amministrativa durata quasi 6 anni in provincia di Pordenone, dove credo come presidente di aver lasciato, spero almeno, un buon ricordo. Dall'altro lato c'è una coalizione centrodestra che ha un grande desiderio di riscatto. In che senso? C'è un ciclo politico durato 15 anni caratterizzato dal governo centrosinistra e noi ci proponiamo come discontinuità. E vedo una grande vitalità e una grande effervescenza anche dei partiti tradizionali che sono accomunati da questo desiderio e mi stanno sostenendo. Quindi un po' questo, un po' l'altro credo che possano portare a un buon risultato. La nostra esperienza è nata principalmente da una condivisione di punti di programma e quindi anche la mia candidatura in realtà rappresenta quello che è in realtà la scelta della lista. A livello di voto io ritengo che più che come personalità, come personalismo, il nostro voto sarà espressione effettivamente della lista e dei suoi punti di programma. Parto da una parola semplice e la dico in pordenonese così ci capiamo subito, e poi la chiave di qualsiasi azione amministrativa. Schei. Io ho sentito i vostri programmi, ma ovviamente ci servono schei per realizzare parte di quello che voi proponete. Secondo me tre sono le strade percorribili. Uno, un rapporto con la Regione. È stato detto che Pordenone riceve meno di quello che dà, però questo è un caso di rapporto e di voce di una classe politica, sia di destra, sia di sinistra, sia di centro, perché tutti si sono alternati in regione negli ultimi 15 anni. Secondo, mettere mano al bilancio, cioè capire se ci sono degli sprechi e dei risparmi da fare e come ricavare nuove risorse. Non penso che sia il caso, almeno io non voglio fare il candidato, ma non penso che sia il caso di accentuare la pressione fiscale che è già alta.
Terza leva è l'investimento privato, cioè come attrarre capitali privati per sistemare alcuni nodi che sono storici della città. Mi riferisco magari alle aree dismesse, all'archeologia industriale che sarebbe importantissima per rivitalizzare la città, ad alcuni contenitori che non sto qui a ricordare. Partiamo da Cancian. Come ottenere i BES in friulano, SCHEI in pordenonese? Allora, innanzitutto, partendo diciamo dai tre punti, a livello di bilancio sicuramente andrà studiato per capire se ci sono dei margini per poter spostare ovviamente risorse anche in funzione di quello che si vuole realizzare. Per quanto riguarda la regione, sicuramente è il punto principe per quanto riguarda la possibilità di ottenere finanziamenti sia sotto forma di recupero di quelle che sono le disparità a livello regionale, sia anche per quanto riguarda tutti quegli investimenti che la regione tendenzialmente fa per i vari ambiti. Per quanto riguarda invece l'ambito del recupero, ad esempio, di tutte queste aree dismesse o comunque di tutti quegli ambiti abbandonati che sono causa anche di questa crisi, in realtà anche lì bisognerà operare soprattutto in regione, in quanto c'è anche un grosso problema legato alla zonizzazione di queste aree, che essendo vincolate a livello di PURG alla destinazione industriale, che in questo momento non è la leva principale dal punto di vista economico, si vedono vincolate a un mercato che in realtà non ha sbocchi. Siamo in conclusione. No. Grazie. Siriani. Beh, lei ha detto una cosa corretta, la responsabilità dello storico divario tra Pordenone, Trieste e Udine sono ascrivibili solo all'attuale amministrazione regionale? No, però è vero che sono acuite sotto questa amministrazione regionale, soprattutto, se vogliamo fare due esempi, in campo sanitario e del consorzio universitario di Pordenone. Come recuperare risorse? Intanto il bilancio di Pordenone non è un bilancio di un comune di sesto finanziario, è stato utilizzato molto male, non è stato neppure approvato il bilancio di previsione, questo in un comune che stava bene, no, di salute fino a qualche tempo fa. Dovremmo arrivare ad esempio ad una società unica dei rifiuti, invece che pensare a spendere 2 milioni per una nuova sede di IGEA e avere due società che tra di loro in un bacino così piccolo. Questo consentirebbe anche di diminuire il numero di consigli di amministrazione. Vanno razionalizzate le partecipate di questo comune, tenuto conto che devono essere utilizzate se servono, se sono utili, non certamente per dare uno stipendio ai presidenti e ai consigli di amministrazione. Dobbiamo creare una struttura più seria per intercettare i fondi europei, di cui tutti parlano, per esempio investendo nella formazione del nostro personale, altrimenti resta assolutamente una chimera. Noi abbiamo anche delle idee su come recuperare dei soldi nelle pieghe del bilancio di questo comune. L'altra cosa è che se tu formi meglio il personale puoi evitare tutta una serie di consulenze che pesano pesantemente sul bilancio del nostro comune. Quindi è un mix di queste cose. Da un lato richiedere più risorse per il territorio da parte della regione attraverso un negoziato serio che diminuisca questo solco inaccettabile che crea distanza tra Trieste e Pordenone. Dall'altro una seria razionalizzazione dei costi interni al comune. Sulla questione dei privati basta proporgli dei progetti seri e realizzabili. Grazie. Daniello. Sì, certamente ci vuole un sindaco autorevole e capace di andare a fare una ottima e stretta, diciamo, una stretta alla regione, ecco, proprio così. Cioè nel senso che è vero, ci sono sempre stati questa sperequazione tra le altre province, che non è dovuta solo a questa amministrazione che ci governa adesso in Friuli Venezia Giulia. Direi che insomma tutti hanno dato il loro, e proprio perché siamo una lista civica e ci contraddistiamo proprio per questo e non siamo, abbiamo mille sensibilità, riusciremo ad incidere sulla regione. La razionalizzazione della spesa sicuramente, meno consulenze sicuramente, meno assessori e lì cercheremo di spendere molto meno e di trovare dei soldi. Con la valorizzazione delle partecipate che senza spendere troppi soldi perché sono state una delle spese per Pordenone. Giannelli. Allora, vara Beppi, ti parlo in dialetto perché ti parlo di SCHEI, mi parlo in dialetto. Allora, SCHEI fioi non viene più. E noi altri dovremmo andarli a tor da chi? Dal privato. Sono contento che oggi
dopo due mesi che parlo del privato, del privato, del privato, scomincio a pensare che il privato è importante. Senza il privato noi non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo fare quello che tanti comuni hanno fatto, Treviso con Benetton, per non andare tanto lontani. Dobbiamo ricostruire un piano regolatore, quello che è stato fatto dal centro-sinistra e da buttare via, è un disastro. Dobbiamo ricominciare a ripensare tutte le zonizzazioni perché il privato possa essere interessato a ricominciare a investire in città. Sullo spending review siamo tutti d'accordo, è inutile che, ripeto, ci sono mille refuli di spesa che possono essere bloccati. Terza domanda erano le aree strategiche e anche qui questo è un mio tema, è un tema a me molto caro, perché ci sono alcuni luoghi della città attorno ai quali solo il comune con una zonizzazione attenta può riportare in auge. Vi faccio l'esempio dell'ex Olcese, ex cotonificio Oman, può ritornare ad essere il mercato al coperto, anzi essere il mercato al coperto. Grazie, giusto. La questione dei finanziamenti è centrale perché parlare di programma senza avere ben chiaro come riuscire a raggiungerlo, beh, è come parlare proprio di nulla. E finanziamenti che hanno due filoni essenzialmente, quello regionale e quello europeo. I bandi regionali che sono appena partiti hanno un capitolo molto interessante sul finanziamento europeo, il PORFESR 2014-2020. Quello sarà un filone d'oro anche per l'amministrazione di Pordenone. Vorrei fare una precisazione. Allora, è veramente ingeneroso attribuire alla giunta regionale attuale l'ammanco, la sperequazione, in termini di sperequazione, quando, insomma, se c'è uno storico, lo storico va attribuito anche alla giunta precedente, che non era sicuramente di centro-sinistra. E voglio ricordare che il bilancio di Pordenone chiude in attivo come un bilancio sano e questo ha permesso anche di mantenere una tassazione che non è aumentata negli anni, benché gli introiti non siano stati veramente forti. Una cosa sull'intervento dei privati. Io sono molto convinta che un intreccio sempre più forte con il privato vada cercato e mantenuto. Penso alle imprese culturali che dovranno avere un'alleanza sempre più forte con l'amministrazione e anche il privato sociale. Muzzin? La prima cosa che farò se divento sindaco è quello di prendere in mano il bilancio comunale, analizzarlo e tagliare gli sprechi, perché i soldi ci sono ma vanno spesi meglio. Noi vogliamo ridurre del 33% la tassa rifiuti, come GEA ha fatto utili per circa 500.000 euro. Vogliamo che questi soldi vengano ridistribuiti ai cittadini, alle imprese, appunto tagliando la tassa del 33%. Vogliamo anche rivedere la tassa rifiuti, non più sui metri quadri, ma sulle persone e su quanto conferisci, per avere una tassa più equa. Per quanto riguarda invece avere più soldi dalla regione, si parla delle UTI del Noncello, città dei 100.000 abitanti, quindi più peso contrattuale anche per avere più soldi e finanziamenti da parte della regione. E questo è importante per attirare le imprese. La domanda che dobbiamo farci è: perché le imprese devono venire a investire a Pordenone? Cosa offre Pordenone di più di Treviso, di Udine, di Oderzo o di tanti altri paesi che sono vicini a noi? Dobbiamo essere attrattivi, quindi dobbiamo investire in tecnologia, investire nella banda larga, investire in meno burocrazia, una burocrazia più snella, dare la possibilità agli imprenditori di poter venire a investire nel nostro territorio e fare in modo di essere attrattivi, e questo è importante se vogliamo rilanciare la nostra città e farla ripartire la nostra città. Stefanoni. Allora, per quanto riguarda la sperequazione esistente fra la provincia di Pordenone e le altre, si è stato detto di tutto. L'unica cosa che non è stata detta è che in regione ad amministrare, a governare il Friuli Venezia Giulia ancora non c'è stato proprio il Movimento 5 Stelle. Quindi io credo che fra un anno e mezzo avremo l'occasione per dare veramente un cambio di rotta a questa regione e soprattutto ridurre questo meccanismo sperequativo che sta impoverendo la città, nonostante il nostro ex sindaco Sergio Borzonello sia vicepresidente in regione e utilizzi lo stesso simbolo del nostro attuale sindaco uscente Claudio Pedrotti. Per quanto riguarda la riduzione del costo della macchina amministrativa, noi abbiamo fatto dei semplici costi. Noi dobbiamo semplicemente ridurre le esternalizzazioni. Abbiamo più di 1 milione di consulenze, abbiamo 200.000 euro di lavoro interinale, abbiamo una macchina
un'iniziativa che consta di 500 dipendenti, quindi un rapporto circa 1 a 100 rispetto ai cittadini di Pordenone. Quindi abbiamo una macchina amministrativa che è in grado di poter fare in-house tutti i lavori, tutti i servizi necessari al cittadino. Dobbiamo valorizzare queste competenze facendo formazione e soprattutto dobbiamo potenziare l'ufficio progettazione europea, che nell'ultima amministrazione è stato formato solamente da 3 persone, di cui 2 part-time, e che ci ha fatto perdere dai 15 ai 30 milioni di euro che potevano essere reinvestiti sul territorio, potevano dare lavoro alle imprese e potevano potenziare i servizi al cittadino. Benissimo, allora a questo punto Giuseppe facciamo un piccolo break pubblicitario e torniamo in onda fra pochissimi istanti. Bene, eccoci ritornati in trasmissione. A questo punto vorrei fare una domanda un po' al contrario di quelle che vengono fatte in queste situazioni, ovvero voglio dare la possibilità di pentirvi a tutti e 7, no? In che senso? Vuol dire che sicuramente tutti voi avete qualche compagno di avventura, intendo qualche politico del vostro schieramento, che non ha brillato particolarmente per etica, per morale, per simpatia o per qualcos'altro. Può essere che non sia così, che siate fieri di tutti quanti. Allora, volevo dare la possibilità a ciascuno di voi, se secondo voi a livello regionale, non parlo dei leader nazionali, quindi consiglieri regionali, deputati regionali, assessori provinciali, cittadini, consiglieri comunali, insomma, c'è qualcheduno da cui volete pigliare leggermente le distanze, perché quel personaggio lì, pur in buona fede, ha alle volte speso qualche soldo in più, ha fatto un danno erariale senza accorgersi, ha commesso qualche errore diffuso, qualunque cosa possa essere, ecco, allora vi do l'occasione di prendere distanze. Se invece siete contenti e soddisfatti di quelli che sono i vostri rappresentanti, ovviamente felici voi, felici loro e felici noi. Partiamo da rappresentante delle 5 Stelle. Io sono assolutamente fiero dei miei rappresentanti. Credo che sia stata fatta una squadra che ci sta rappresentando benissimo in regione e anche per quanto riguarda i comuni nei quali i nostri portavoce sono entrati ormai da qualche anno. Se è stato fatto qualche errore, è stato fatto qualche errore di ingenuità, perché come sapete noi del Movimento 5 Stelle siamo tutti inesperti dal punto di vista politico, quindi magari ci serve un po' di tempo per poter imparare a capire come funziona la macchina amministrativa e poter rendere al meglio. Però al di là di questo io credo che le intenzioni e quindi anche il principio fondante che ci ha portato a competere a queste competizioni elettorali sia stato assolutamente valorizzato, e io quindi sono fiero di tutti i nostri portavoce. Grazie. La nostra squadra è una squadra che si è formata tardi, tre mesi e mezzo fa circa, quindi sono ragazzi che si sono uniti, giovani, con prima esperienza, chi non ha assolutamente avuto esperienze politiche, quindi si trova catapultato in questo mondo e ce la stanno mettendo tutta, e penso che più di quello non avrei potuto chiedere a questi ragazzi. Poi, la domanda non è rivolta ai candidati che avete in lista, è rivolta, certo, vuol dire ai parenti, ai serpenti, non ai candidati. Sì, no, io dico solo, l'unica cosa, rammarico che ho, che a me non piacciono le polemiche, a me piace battermi sulle idee, su quello che io voglio fare, su quello che vogliamo fare per cambiare la città. Quindi se devo rammaricarmi di una cosa, forse meno polemiche magari su Facebook. Per il resto, alla mia squadra non posso che fargli i complimenti. Ma se apriamo il capitolo Facebook, ecco, è meglio che soprassediamo, perché lì si vomitano. No, ma io pensando alla coalizione, no, quindi della coalizione mi focalizzo sul Partito Democratico. A livello regionale credo che la sintesi tra le posizioni sia buona. Mi rammarico quando a livello nazionale ci si posiziona un po' fuori da quella che è la decisione della maggioranza, e quindi anche a livello locale poi si traduce con una certa fatica quella che è una linea che invece, piaccia o non piaccia, sull'esito e sulle decisioni che vengono prese per le riforme, che sono state tante, beh, insomma, lì alle volte ci si ferma un po' troppo. Quindi la parte di decisione che c'è dopo un dibattito viene nuovamente messa in discussione, e penso che il PD alle volte si faccia del male da solo. Quindi chiedo scusa. E mi rammarico di questo. È una domanda che necessariamente, al di là della par condicio, devo fare per forza a chi rappresenta maggior numero di partiti presenti anche a livello nazionale qui. E non c'è nessun consigliere regionale, parlamentare o altro eletto da cui voi prendete la distanza.
Ma no, io posso dire mi è dispiaciuta la vicenda di Russo Cosolini, perché l'ho ritenuta un po' eccessiva, perché non si erano prospettate primarie. Poi in realtà Cosolini ha aperto, secondo me poi ha fatto bene, l'esito è stato questo. Ecco. Lì è stato un momento un po' critico, anche perché è arrivato un po' come un'onda troppo veloce che non era stata prevista, questo dispiace sempre. Credo che la logica della maggioranza, dopo che si è discusso e ridiscusso, si deve arrivare a una sintesi e lì insomma si decide, quella è, non occorre poi continuare a rimestare, perché ripeto, questo danneggia enormemente un PD che invece è fortemente impegnato su un fronte largo di riforme, di grazie, cui io sono orgogliosa. Giannelli. No, io credo che noi in regione abbiamo avuto il centro-sinistra, poi il centro-destra, poi di nuovo il centro-sinistra. In provincia abbiamo avuto il centro-sinistra, poi il centro-destra. Sono tutti stati bravissimi. Io non devo rimproverare niente a nessuno. Peccato che Pordenone stia continuando a precipitare. Riceviamo molto meno di quello che ci spetta, produciamo il 60% del PIL regionale e abbiamo il 20% di quello che ci spetta. Assolutamente, sono tutti stati bravissimi, tutti, sia a sinistra che a destra. Non c'è stato un politico a cui io farei qualsiasi minimo rimprovero. Tutti bravissimi. Ma di queste eccellenze chi è stato il più bravo, scusi? In assoluto il più bravo credo che sia stato Renzo Tondo. Grazie. Che poi aveva 5 anni per fare un ospedale e non è riuscito a fare neanche l'accordo di programma. Prego. Ma a livello regionale non c'è nessuno che mi rappresenta di fatto. A livello nazionale mi riconosco molto in Da Torre o in quello che è la nuova forza di Sinistra Italiana, per cui una forza pulita, coerenza, di coerenza che porta avanti con molta umiltà le istanze dal basso. Dopodiché, sì, quello che posso lamentare è che nonostante qualcuno sia andato in regione dalla provincia di Pordenone, ancora ad oggi non abbiamo grandi conseguenze o grandi risultati sul territorio pordenonese, e penso ancora alla sperequazione. Ma io non trovo figure all'interno della mia coalizione che possono creare imbarazzo o tale da dire no, non le vorrei all'interno del mio gruppo, le estrometterei. Devo dire che poi una quota consistente, una parte importante dei componenti delle liste, sia della civica che del centrodestra, sono persone che si affacciano per la prima volta alla politica. Ma c'è la stessa precisazione che ho fatto prima, parlavo, mi riferivo a... Ci arrivo. Dico, se devo esprimere un rammarico, lo esprimo non tanto per il centrodestra pordenonese quanto per il centrodestra nazionale, il quale sta dimostrando per l'ennesima volta una tendenza al suicidio e all'autolesionismo che raramente si trova in altre compagini politiche. Non riesce a trovare una leadership unitaria, non riesce a discutere, si divide, si frammenta, Roma docet. E quindi questo è l'armarico principale. Sul livello regionale, ribadisco, credo che Pordenone abbia un potere contrattuale debole, fragile, che però si è infragilito e si è sottigliato ulteriormente negli ultimi anni. Occorrerebbe ogni tanto ammainare le bandiere dell'appartenenza politica per riscoprire uno spirito di squadra che echeggia sempre nei seminari, nei convegni, nei dibattiti, ma che poi stringi, quando è un momento serio di metterlo in atto non c'è. Dal mio punto personale, io come approccio alla politica sono molto giovane, diciamo che questa è effettivamente la mia prima esperienza, quindi non ho riferimenti personali rispetto ai rappresentanti che ci siano in regione o a questo tipo di livelli. Come lista abbiamo, raggruppiamo quelli che sono anche figure e intenti di quelli che sono Alternativa Libera, SEL e Rifondazione Comunista. Per cui io potrei dire che io come punto di riferimento ho Alternativa Libera, che è a livello nazionale, in cui ho conosciuto i rappresentanti e sono persone di cui in realtà non posso di sicuro lamentarmi. Per il resto non ritengo di avere io un'idea abbastanza focalizzata di quelli che sono i rapporti interni agli altri partiti per potermi esprimere. Ma quindi, per capire chi non è di Pordenone, il gruppo regionale di SEL sostiene quale dei due candidati? Nessuno dei due. Intende? No. Né lei né Daniello?
diciamo... Non vergognatevi, se vi aiutano, cioè, capita. Marco Duriavic, con cui ho sempre parlato, ho sempre formulato e esposto il nostro programma, appoggia Pordenone in Comune. Che Marco è la lista di? Duriavic. Invece Lauri, Pustetto, Pellegrino... Questo non glielo so proprio dire. Io ho solo ed esclusivamente parlato con l'unico referente di SEL. Non sanno chi si vota, non l'avete avvisati? Devono arrangiarsi loro. No, non loro, i regionali, i regionali intendevo dire. Ma tu nomini delle persone che non votano a Pordenone, quindi non sono interessati loro a trattare questa gente qua. Bene. Io scombussererei un po' le cose, i piani, e mi focalizzo ad uno, perché cerco di capire anche la personalità e come si rapportano con l'elettorato, no? Per non fare... ho spulciato alcuni movimenti in questo mese elettorale. Allora, vediamo, parto ad uno. Giannelli. Allora, Giannelli è un architetto brillante, è un professionista creativo, ed è creativo anche in politica, perché è stato capogruppo di Forza Italia, poi improvvisamente scombina i piani delle appartenenze, no? e si fa una lista sua. Se magari avesse trattato con la componente di centrodestra come ha fatto Forza Italia, si sarebbe trovato magari un posto in giunta. Lui rimarca la campagna elettorale sua definendosi moderato, vuol dire che definisce Ciriani un politico spigoloso, non accomodante, di destra a destra. Le chiedo, ma qual è allora la sua ambizione? Forse quella di fare un accordo al ballottaggio con la Just per un posto in giunta? Allora, premesso che io vincerò il primo turno, quindi non avrò bisogno di andare a trattare con nessuno. Nella malaugurata ipotesi che non dovesse essere così, non ho mai avuto nessun interesse a fare l'assessore di nessuno. Io vivo del mio lavoro, ho sempre vissuto il mio lavoro, anzi il tempo che ho dedicato alla politica è stato rubato al mio lavoro. Amo la mia città e a una certa età ho detto voglio fare il candidato sindaco perché ho una chiara idea di cosa bisogna fare per farla rinascere. Certo, Ciriani è più a destra di me e la Giusta è più a sinistra. Io infatti sono di centro perché la città è di centro, la città è moderata, la città è una città che non vuole rischiare, non vuole estremismi. Sì, ovviamente non dico che Giusta e Ciriani siano estremisti, per carità, però vuole tornare a sorridere, vuole avere un ottimismo ed è una città che ha bisogno di piccole cose ma fatte bene, di piccoli rimedi e voglio dire, come architetto ho passato metà della vita a progettare e l'altra metà della vita a dirigere i lavori, che vuol dire metà fare un programma e l'altra metà sapere come realizzarlo. Il problema è questo, non è far programmi, l'architetto è un creativo, ma non si può creare senza realizzare. Ho avuto quello che credevo fosse giusto e faccio questo. Grazie. Mi rivolgo a Stefanoni. Ho letto in un'intervista che lei 5 anni fa votò Pedrotti. Ovviamente se la trovo qua vuol dire che nell'elenco dei pentiti. Ha scelto il Movimento 5 Stelle, però sempre da un'intervista leggo che non è che abbia rapporti con Grillo, tant'è che non ci sono state né telefonate né incontri, anzi lei è molto freddo. Allora le chiedo, come mai questa scelta di 5 Stelle? Allora, innanzitutto 5 anni fa, alle scorse amministrative, il Movimento 5 Stelle non era un'opzione, perché ci stiamo presentando per la prima volta al municipio di Pordenone. Dall'altro punto di vista, sì è vero, io sono tra l'elenco dei pentiti di Pedrotti. Ironicamente ho già detto più volte, dichiarato più volte che la mia candidatura a sindaco mi ha tolto dall'impiccio di dover scegliere fra candidati sindaci che non sono espressione del Movimento 5 Stelle, quindi mi sono preso questo onore e questo onore di rappresentarli.
Dall'altro punto di vista, il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto bisogno del benestare in senso politico di Beppe Grillo, ecco perché non ho mai avuto rapporti con lui prima d'ora, come non li hanno avuti neanche gli altri candidati sindaci delle altre città. Semplicemente Beppe Grillo fa da garante che alcune piccole, semplici regole vengano rispettate. Ho dovuto presentare, così come gli altri candidati, il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti per assicurarci che chi si presenta alle elezioni sia come dire, una persona onesta. E detto questo, semplicemente abbiamo avuto l'autorizzazione all'uso del simbolo e abbiamo portato liberamente le idee che sono state raccolte con gli incontri con i cittadini e le abbiamo fatte diventare il nostro programma politico. Quindi nessuna interferenza con Beppe Grillo. Daniela Giusto, una delle frasi ricorrenti che raccolgo dalle persone è questa: dove Galli nascosto Claudio Pedrotti? Cioè, la gente vuole capire come mai non è stato riconfermato, tenendo presente che Pordenone è uno dei pochi casi dove non riconferma il sindaco. Tenga presente, l'avverto subito, che io non ci credo al suo prepensionamento per motivi personali. Lei era segretaria cittadina del PD, quindi qualcosa potrebbe dirci sulla scelta di non ricandidarlo. Sì, e qualcosa dirò senza giri di parole. Allora, la mia nomina a segretaria del PD risale al 19 giugno, più o meno, dell'anno scorso. Qualche giorno dopo io ho contattato il sindaco Pedrotti, e dopo aver parlato ampiamente nel Partito Democratico, che per la larga maggioranza era assolutamente d'accordo a una riconferma del sindaco uscente. Ho parlato con altre persone della parte politica del PD in città. Non c'erano convergenze su tutti, da parte di tutti, per Pedrotti. Allora, il punto di non ritorno era: Pedrotti sì, però deve essere lui che guida il processo che porta da giugno a qui, siamo qui oggi, cioè dimostrando di saper fare una sintesi più energica di quanto avesse fatto fino a giugno di allora. Abbiamo parlato ben più di una volta, abbiamo ragionato, e è vero che anche da parte della sua stessa maggioranza, al di fuori del PD, non c'erano convergenze omogenee sulla sua persona. Ma il punto è stato: sindaco, la richiesta espressa, esplicita mia, è stata: sindaco, sei tu che, se sei veramente coinvolto in una nuova elezione e hai voglia di fare questa cosa, devi guidare con energia un processo. E lui ha detto: beh, insomma, io non me la sento, un po' per carattere, la mitezza del suo carattere, un po' perché evidentemente il ciclo era finito per lui. Grazie. Mi rivolgo a Muzzin. Lei era segretario cittadino della Lega. Tra l'altro era designato già nella squadra di Ciriani, si vociferava di un posto come vice sindaco. Probabilmente ha preso un colpo in testa, perché dico, in politica si cerca anche di occupare dei posti di prestigio per far vedere che si vale. Ora, bene che vada, lei diventerà consigliere semplice. Le chiedo, ma sta lavorando per far perdere Ciriani? No, io non sto lavorando per far perdere nessuno. Io ritenevo che le tante battaglie fatte quando ero in Lega Nord meritavano di essere portate avanti. La Lega Nord doveva esprimere un suo candidato sindaco, perché il primo partito del centrodestra doveva esprimere un suo candidato sindaco a Pordenone, e non l'ha fatto. Quindi tutte le battaglie fatte, le tante cose dette ai cittadini, tanti banchetti, tanti gazebi meritavano di essere portati avanti. Quindi abbiamo fatto questa scelta per portare in piazza le nostre idee, perché noi crediamo nelle nostre idee, in quello che abbiamo fatto e in quello che stiamo facendo. E non era giusto far morire tutto e mettersi da parte, e quindi abbiamo fatto questa scelta, una scelta difficile sicuramente, ma io sono convinto che verrà premiata in futuro. Ciriani, io non sto qui stasera a sindacare sulle sue sfumature di personaggio di destra a destra, ne ho lette tante di ste robe qua, e sorvolo. Però lei ha questa fama di mangiapartiti, si è costituito un gruppo personale, una lista personale, poi è sceso in campo e ha trattato con i partiti. E c'è stata la spaccatura sia all'interno della Lega sia all'interno di Forza Italia, vuol dire che alcune cose non sono funzionate.
Ecco, le chiedo, perché dovrebbero fidarsi i suoi alleati di lei, visto che già prima lo attaccavano e diffidavano perché lei costituisse dei gruppi di potere personale? Intanto vorrei capire quali gruppi di potere personale, se me li può spiegare, magari poi possiamo capire meglio di quello a cui si sta riferendo. Io l'unica garanzia che le posso dare è che ho amministrato 5 anni la provincia con la stessa compagine con cui mi presento oggi. Se alcuni partiti hanno avuto delle fibrillazioni interne, non per questioni di carattere amministrativo, cioè legate a un programma per la città, a delle proposte operative, alla costruzione di un progetto per Pordenone, ma a delle questioni di carattere puramente personale, glielo devo chiedere a chi ha fatto questo tipo di obiezioni. Io sono partito con un mio progetto civico, ho chiesto chi voleva aggregarsi, chi si è aggregato bene, chi non si è aggregato ne risponderà poi davanti agli elettori. Sulla questione del gruppo di potere di cui lei parla, beh, francamente mi pare che non ci sia nessun tipo di gruppo di potere. Al contrario, la cifra che ha connotato e caratterizzato l'amministrazione provinciale è stata quella di aprirsi a tutte le espressioni culturali, politiche, professionali, indipendentemente dalle tessere di partito. Questa stessa cifra io la voglio portare all'interno del municipio di Pordenone. Punto. Se qualcuno ha strade diverse legate a posizioni di potere, lo faccia. Per me questa è l'ultima esperienza politica. Se va bene, morirò sindaco. Se va male, continuerò a fare il mio mestiere. E non mi candiderò più a nient'altro. Morirà sindaco, faccio due mandati. Politicamente. Ah, ecco. Tranquillizziamo a casa. No, ho, ho le gambe incrociate per quello. Ecco. Daniello. Eccoci a lei, Sonia Daniello. Lei in Consiglio Comunale è entrata nel gruppo del PD, poi c'è stata la rottura, si è costituita un gruppo suo, non contenta si è fatta anche la sua lista, ma non è riuscita neanche a mettere assieme tutta la sinistra, visto che abbiamo un rappresentante di sinistra, chiamiamola così. Qual è poi il suo compito? Sarà quello di dare una mano a Daniela Giusta al ballottaggio per far fronte comune al nemico Ciriani? Boh, insomma, per me non c'è nessun nemico qui, ma ci sono alcuni avversari politici che hanno delle idee sicuramente non comuni alle mie. E parlare di ballottaggio adesso lo vedo fuori luogo, mi scusi, ne parleremo dopo il 6 e che cosa farò io dopo il 6 e anche la mia lista alla quale ho dato massima libertà, per cui questo è l'imprinting del dopo 6. Poi, che cosa fare e che cosa non fare con la sinistra? Secondo me c'era veramente da rompere con dei vecchi stereotipi e delle vecchie cose che si dicevano sulla sinistra estrema. Questa sinistra estrema non è riuscita a parlare, a dialogare, per cui c'è stato questo tipo di non rottura, ma neanche ascolto, dico io, perché non abbiamo fatto nient'altro che un colloquio insieme, dopodiché si sono alzati dal tavolo e se ne sono andati. E con Canciani niente di personale, perché assolutamente niente di personale, e la cosa è che non è andata a buon fine proprio per queste modalità che a me non sono comuni. E il parlare con la gente, e mi sono comprata apposta le scarpe da ginnastica, sono ritornata tra la gente, casa per casa, come faceva il vecchio Berlinguer e come ce l'ha ci ha insegnato lui. Bel mocassino però, Lui? Sì. Ma io sono più povera di Berlinguer. Ecco, termino questa carrellata con Cancian, che è una sorpresa la sua presenza qua, però è la testimonianza anche di una incapacità di dialogo e di accordo all'interno della sinistra. Ci sono questi gruppetti che saltano da una parte all'altra, non riescono a mettersi d'accordo. Ma la sua sarà la semplice testimonianza di aver presentato una lista multietnica, vista la composizione della squadra? Beh, diciamo che il nostro intento è partito un po' in ritardo rispetto agli altri candidati, quindi abbiamo avuto un po' di urgenze da risolvere ovviamente in fase di preparazione. No, non è sicuramente la volontà di fare una lista multietnica. Sicuramente uno degli obiettivi è quello anche di far presente che certi
persone, cioè i nuovi cittadini, sono sicuramente presenti tutto l'anno, tutti i 5 anni e non solo nel momento della ricerca dei voti. Il nostro intento è stato quello, comunque, in generale, di accordarci su un programma comune che potesse dare un'alternativa a quello che sono le scelte di amministrazione di questa città. Cioè, spostare il baricentro, ovviamente in funzione poi del riscontro elettorale e di quello che sceglieranno i cittadini, su delle scelte che potessero anche puntare più a sinistra su certi argomenti, su certi temi. Bene, ecco, io andrei sempre sugli SCEI, come diceva Ragogna, però entrerei un po' più nel merito degli SCEI, ovvero vorrei chiedervi quanto vi costa, o quanto ci costa, o quanto li costa, non so chi paghi, questa campagna elettorale che voi state affrontando, quindi ciascuno di voi, intendo come candidato a coalizione, quanto andrà a spendere, prima domanda, e seconda domanda, che non è, per l'amore del cielo, correlata alla prima, ma ha solamente il soggetto, cioè il denaro, in comune, se secondo voi è possibile, chiaro che non direte mai voi, ovviamente, ma un ipotetico avversario, comprare i voti, comprare nelle varie forme, non intendo necessariamente pagando in euro. Da chi si partiamo? Perché l'ultima volta. Così, ecco. Quindi il costo della campagna elettorale per ciascuno di voi, come coalizione intendo, candidato coalizione, e se secondo voi è possibile comprare i voti. Allora, per quanto riguarda le nostre spese, noi abbiamo finanziato la nostra campagna elettorale sostanzialmente con le donazioni dei singoli cittadini che sono venuti a trovarci durante i nostri incontri in quartiere e hanno dato quei 5, 10, 20 euro, e poi la parte più massiccia è stata fatta durante l'incontro con l'evento con Alessandro Di Battista, che è venuto un mese e mezzo fa. Abbiamo fatto una pizza di autofinanziamento con la quale abbiamo racimolato sostanzialmente 1.300 euro che abbiamo investito nell'infopoint che è attivo in piazza 20 settembre. Totale della campagna elettorale siamo intorno ai 3.000 euro. Per lei e i suoi candidati? Per noi, i candidati hanno fatto una piccola campagna elettorale, un piccolo finanziamento a parte per sponsorizzarsi, che consta sostanzialmente di 36 euro a testa. Ho capito. La seconda domanda era, è possibile secondo lei comprare voti? Secondo noi no, il Movimento 5 Stelle... Ma no, se voi li comprate, se è possibile per un politico, cioè qualche altro partito? Sì, sì, infatti stavo rispondendo, secondo noi no, perché chi vota Movimento 5 Stelle fa una scelta in antitesi ai partiti tradizionali, sceglie il Movimento per dei motivi ben precisi, fa una scelta di principio. Quindi in ogni caso noi del Movimento, come abbiamo già dichiarato, non daremo nessunissima indicazione di voto nell'eventualità in cui non andassimo al ballottaggio. Scusa, non voglio ripetermi, ma gli altri che non votano 5 Stelle... Lì si possono comprare? Ah, intendo dire, se un politico, che sia di destra, di sinistra o di centro, può comprare i voti facendo promesse, facendo piani regolatori, facendo passare il marciapiede, assumendo, dando posti di lavoro, cioè i voti si possono comprare? Assolutamente sì, è per quello che noi ci battiamo moltissimo anche per questo motivo qua. Noi siamo contro i gruppi di potere, contro i conflitti di interesse, abbiamo fatto una campagna elettorale nel quale abbiamo spiegato molto bene che cosa sta succedendo anche sul nostro territorio. Grazie. Noi siamo partiti poco tempo fa, un paio di mesi fa, quindi non abbiamo avuto possibilità di racimolare grandi cifre, ci siamo autotassati semplicemente. Ci stampiamo anche i volantini in casa, quindi facciamo tutto il possibile e facciamo di più di quello che possiamo fare. Soldi non ne abbiamo, circa avremmo speso 2.000 euro, penso. Quanto? 2.000 euro, credo, forse mi sbaglio di poco, però è difficile dirlo perché stampandoci in casa i volantini ognuno fa quel che può. Per quanto riguarda comprare i voti, sì, facendo promesse, facendo tante cose, si può anche comprare i voti, però non è questo il tipo di politica che a me piace. A me piace la politica delle idee, di dire quello che io voglio fare, quello che vogliamo fare, di sicuramente non quello di andare a fare politiche di promesse per comprare i voti. Giusto. Allora, qui sale il budget. Sì. Allora, previsione 26.000 euro e ci siamo. 4 liste più la campagna per la pubblicità, poster, eccetera, della candidata. E
Quindi, insomma, questa è la cifra, non quella che i giornali avevano sparato, che sembrava, insomma, che fosse esorbitante. E comprare i voti no. Quanto avete scritto, Ragogna? Ma erano cifrone, che il PD 44.000 euro, ma però, ecco, un PD... ricchissimo che avrebbe speso, no, lì è stata la cosa, è andata così, che abbiamo fatto in maniera molto limpida e trasparente l'assemblea, no? E durante l'assemblea un punto all'ordine del giorno era approvazione del bilancio e noi candidi con la stampa presente abbiamo detto il bilancio con cui arriviamo è questo e il giorno dopo insomma è uscita, vabbè, circa la notizia che in realtà domanda. Era per la campagna elettorale. Seconda domanda, assolutamente no. Nessuno di noi, me per prima, sta facendo una campagna elettorale in cui si dica se ci voti ti promettiamo qualcosa. Poi se altri lo fanno è responsabilità loro. E non intendo, non è nel nostro stile assolutamente. Cioè non crede no. che in politica ci sia questo malcostume da ma sempre? Sì, ma sì, c'è. Cioè, ma anche quando ci sono delle proposte che vengono lanciate per iniziativa da X, facciamo questa proposta di un progetto per la città, la facciamo a tutti i candidati e votiamo il candidato che l'accetta. No, anche questo è un voto di scambio, certo. Ma non esiste. Beh, noi ci siamo autotassati, tutto quello che abbiamo speso l'abbiamo in qualche modo recuperato dall'autotassazione, purtroppo l'autotassazione non è stata sufficiente, tutto quello che è stato speso in più l'ho speso io di tasca mia, ogni volta che andiamo a un incontro beviamo qualcosa assieme paga la cassa comune, dove non arriva la cassa ci pensa il sottoscritto. Io credo che alla fine andremo a spendere attorno agli 8.000 euro, credo, questo è il budget, anche perché abbiamo una festa di fine campagna elettorale che costa, quello sì. Trovo abbastanza semplice fare una campagna elettorale come l'abbiamo fatta noi, senza i 6x3, senza la pubblicità sui giornali. Abbiamo lavorato molto nel web, dove tutti sanno si possono comprare voti, i costi sono più bassi. Sì, assolutamente. C'è qualcuno che lo fa? No, lei... no, io non sono assolutamente in nessun partito. Io so che i partiti in Italia, nella storia, hanno sempre comprato voti. Però per quello Pordenone... che mi riguarda, non conosco nessuno che lo faccia. Non l'ha mai fatto nessuno, Pordenone. Non mi... A me non risulta. Quindi è una città virtuale. Budget della... No, virtuale. Diverso. Io non ne conosco, non ho detto che non sia stato fatto. Parlava di web, quindi dico molto virtuale. No, ma io ho detto, io non conosco politici o dei partiti che abbiano fatto questo. Non ho detto che non facciamo si alla Moretti, non dica qualcosa di sinistra, almeno lei, che qua se non ci spegniamo. Bene. Allora, budget della nostra campagna elettorale, beh, insomma, io bene che abbiano grandi possibilità, i grandi partiti, guaia se non ce ne fossero, insomma, no? Il budget della nostra campagna elettorale è il mio stipendio, quindi 1.400 euro, ok? Perché gli altri non mettono neanche un euro? No, nel senso che ce lo siamo divisi, 1.400 euro era il massimo spendibile e abbiamo diviso chi poteva ha messo, chi non poteva non ha messo. Mm. Per cui il disoccupato, il ragazzino che sta andando all'università a Udine non ha messo un euro, ok? Li ho pagato io i bigliettini, i santini. E, si comprano o non si comprano? Guardi, io non voglio neanche rispondere a questa cosa. Ho sentito, ne ho sentite di cotte e di crude, ma lungi ne dica da me. Una. Cotta almeno. Cotta? Sì. ma se mi voti ti aiuto, ti faccio il parcheggio vicino a casa, strisce bianche, insomma, queste cose qui. Il parcheggio almeno, magari ti faccio costruire il parcheggio. Posso non commentare? Può non commentare. Il budget complessivo della mia candidatura, considerate però che siamo partiti ad ottobre, sono stati i primi a partire, è di circa 20.000 euro. Noi abbiamo 40 candidati della lista civica, parlo almeno del gruppo che conosco, più quello che abbiamo chiamato lista di dintorni, che si è autotassato e ha recuperato quasi 20.000 euro, a cui si aggiungono le donazioni di imprenditori, amici, tutto ovviamente registrato, depositato presso il conto corrente e verrà rendicontato all'Agenzia delle Entrate. La mia potenza di fuoco però non è legata tanto al denaro quanto, ed è un motivo di grande orgoglio, ho avuto un gruppo di amici, tanti,
che hanno messo a disposizione, chi il service gratuito, chi il vino gratuito, chi il rinfresco gratuito, chi la grafica gratuita, chi il servizio stampa gratuito. Quindi quando dicono ma Siriani fa una campagna elettorale in grande stile, sì, grazie a tanti amici che mi supportano, se qualcuno ha meno amici non è ovviamente colpa mia. Si possono comprare i voti? Non lo so, so che si possono rubare, per esempio mettendo in giro voci che ho sentito ormai diffondersi capillarmente per la città, che se vince Ciriani licenzia tutti i dipendenti di GEA, tutti i dipendenti di GSM, tutti i dipendenti di Rogea, tutti i dipendenti delle farmacie comunali, e siccome questo è venuto a dirmelo, li voglio anche rassicurare, non preoccupatevi, non c'è il babau di fronte a voi, non vi manda a casa nessuno. Magari qualcuno. Beh, ovviamente come tutte le strutture pubbliche, no? Se uno serve, qualche si taglio tiene, va non fatto, serve, no? Non si tiene, ovviamente. Ma non è che uno faccia licenziamenti collettivi. No, ho capito. Il conto preciso finale non ce l'ho ancora. Dovremmo essere attorno più o meno alla cifra come i 5 Stelle sui 3.000 qualcosa euro adesso. Non, anche perché in realtà appunto la chiusura sarà quella che in realtà ci porterà via maggiore quantità di liquidità, diciamo. E per quanto riguarda la possibilità di comprare voti, diciamo, io ritengo che sia possibile operare con promesse, con cose fatte, diciamo, a livello personale, cose. Io trovo molto poco, cioè molto futile chi in realtà poi ci crede a queste promesse, perché in realtà uno per promettere ci mette solo la parola, ma poi in realtà per mantenere certi tipi di promesse poi bisogna vedere se fattibilmente sono realizzabili, quindi secondo me è un gioco un po' vano quello di fare promesse che poi non si può avere la certezza di mantenere. Bene, allora siccome dobbiamo fare un ultimo break prima della parte finale, non si chiede al compagno di conduzione, ma si fa. È così perfetta Pordenone, non c'è nessuno che compra voti, non c'è nessuno che vende voti, eccetera, eccetera, dal tuo osservatorio, vuol dire, non è che ti sto chiedendo i nomi, non ti metto in difficoltà, però vuol dire, l'impressione è... Ma guarda, io penso che ci sia una politica, guardando Roma, ora tutte le città, un disastro, no? Ma sono ancora piccole realtà. Cioè, tu dici che ancora non hanno imparato, sono... Non c'è un mercato di voti, non penso proprio che ci sia un mercato di voti, ci sono le promesse. Vabbè, ma uno di destra, di sinistra, cioè uno, statisticamente parlando, non avete un dubbio su nessuno, andando in regione, andando in comune, nessuno... Aspetto lombrosianamente parlando, inquieto, niente. Siete sicuri di tutti? Questa è un'istigazione alla morbosità della politica. Io, insomma, rivendico un modo di far politica che invece non è così. Va bene, dai. Speriamo che non... Guarda che se scrivi in cronaca nera qualcosa domani... Frequentiamo ogni giorno le procure, non vedo ipotesi di reato negli ultimi periodi. Ecco, 5 Stelle forse si ricorda qualcosa. Forse ci dà qualche notizia, visto che alza. Beh, in realtà lunedì scorso abbiamo depositato a nome di Marco Zullo un esposto alla Procura della Repubblica perché abbiamo rilevato delle irregolarità sulle modalità con cui è stata fatta la nomina del primario di cardiologia all'ospedale di Pordenone. Il primario di cardiologia nominato, il professor Bernardi, che oltre ad essere nel Consiglio Comunale del PD, oltre ad aver operato il ministro Franceschini e oltre ad aver rilevato diverse irregolarità nella modalità del bando, per esempio aveva un curriculum che non rispettava le regole con cui era stato effettuato il bando, oltre ad essere stata fatta una valutazione di più di 140 pubblicazioni in soli 1 ora e 50 minuti, abbiamo creduto che sia il caso di indagare a fondo su questa vicenda, perché la buona sanità non è solo una questione di sperequazione, non è solamente una questione di nuovo ospedale, ma è anche una questione di trasparenza e meritocrazia nelle nomine politiche, quindi indagheremo però, a fondo. Però teniamo presente che in questo caso il Comune non ha competenze su nomine di questo tipo. Assolutamente no. Andiamo brevissimamente in pubblicità, dopodiché se era giusto, essendo passato la parola al PD, in quello che tu lei vuole fare qualche replica la può fare, altrimenti no, ovviamente noi registriamo la notizia dell'esposto, ma ovviamente non entriamo nel merito perché non potevamo esserne a conoscenza. Andiamo in pubblicità. Posso farla? Sì. Aspetta. Ora, no. No. Aspetta. No. No.
Ecco, brevissimamente un minuto di replica al candidato Giusto. Allora, mi fa piacere che il Movimento 5 Stelle sia così puntuale nel rimarcare e nel vedere ovunque nella politica, nei partiti, ombre e disonestà. E detto questo, il dottor Bordon, che è stato direttamente sentito da noi, da me, circa la vicenda del primario, dice che tutto è stato fatto nella massima regolarità. Bordon è il direttore? L'ex direttore è andato via due settimane fa, sostituito dal dottor Simon. È già partito. Per me fa testo la dichiarazione del dottor Bordon. Prego, Ragonia. Allora, dopo questa patata bollente, adesso cerca di calmare gli animi. Sono curioso invece di capire i giochi che saranno fatti in caso di elezioni con le nomine. Io partirei ad uno per capire personalmente i criteri e le valutazioni che fanno. Comincerei con Giannelli, visto che lo prendo sempre di mira. Lei, architetto, non ha vincoli di coalizione, quindi lei ha le mani libere. Qual è la sua squadra? Ce la può dire? Beh, la mia squadra è fatta da 33 amici competenti, ognuno per le proprie materie. No, ma mi riferisco, in caso di vittoria, qual è la giunta e qual è il metodo di scelta nelle partecipate? Allora, mi piacerebbe tanto avere Don Luciano Padovese, assessore alla cultura. Giusto. Che è un prete. È un monsignore. Sì, perché chi non è di Pordenone vuol dire non lo conosce. Sì, sì, sì. È un monsignore, un uomo di grandissimo pregio, ha guidato gran parte della cultura. Un prete poi? Poi mi piacerebbe, ad esempio, avere all'interno della squadra un uomo come Manlio Contento, che ha rappresentato Pordenone alla Camera dei Deputati, è stato sottosegretario. Uno storico iscritto del Movimento Sociale, quindi. Nessun problema, un uomo di grande capacità e di grande e soprattutto di grande pulizia e integrità morale. Poi naturalmente al mio interno, siccome credo che il cittadino debba essere messo al di sopra di ogni intendimento, all'interno della mia squadra ho delle personalità che possono seguire. Mi riferisco ad esempio all'avvocato Scaini, che ha guidato come vice segretario per anni il municipio e aveva già trovato a costo zero la possibilità di aprire lo sportello per le semplificazioni burocratiche. Uomini così faranno parte della nostra. Ok, grazie. Bene, ma scusi, li ha avvisati questi o no, si trovano? Ma il prete già lo sa. No, è chiaro che un discorso del genere fatto Stessa domanda la faccio a Daniello, anche perché lei non ha obblighi di squadra. Come sceglierà la sua giunta e i vertici delle partecipate? Allora, i vertici delle partecipate per competenza, non solo per curriculum, ma analizzeremo tra virgolette, con un concorso aperto a tutti. Invece in giunta la competenza non occorre, dice? In giunta con le competenze, ma soprattutto anche per chi ha lavorato sodo su tutta la città, è vicino ai cittadini e ha raccolto le istanze dei cittadini, rispondendo in modo appropriato. Non sempre, secondo me, il professionista risponde bene ad essere assessore addetto a quel tipo di materia. Faccio un esempio. Un medico è corretto, è il più adeguato, è il più bravo a fare l'assessore alla sanità, ai servizi sociali? Secondo i 5 Stelle non credo. Ai servizi sociali? Sì. E neanche secondo me. La risposta, intendevo. Ma le chiedo, cioè non ha in tasca un foglietto già con dei nomi? Se va al ballottaggio, se vince il primo turno, cosa fa? Cioè non ha già in mente qualcosa? Abbiamo già parlato, ci sono le persone che sono disponibili. Ha un nome da dire? No. No, ok, passiamo un altro. Sentiamo Muzzin, perché Muzzin ha sbattuto la porta della Lega, quindi ha rinunciato alla sua carica di vice sindaco papabile, almeno così, e mi aspetterei da lui che dicesse qualcosa sulla sua squadra, l'avrà pensata? Pensata sì, ma non decisa. Non ho deciso nessuno perché in questo momento vale il metodo della meritocrazia. Quindi se dovessi essere io sindaco, sicuramente un tavolo con tutta la squadra,
in base alle ambizioni, in base ai risultati fatti, in base alle capacità, di più o meno, si decide eventuali assessori, eventuale squadra. Meritocrazia vuol dire chi è più bravo o chi pila più voti? Tutte e due. Sicuramente sì, chi prenderà più voti sarà premiato, ma anche chi è più bravo, chi ha l'ambizione, chi ha le capacità per portare avanti un compito, perché è indubbio, se uno prende più voti ma non ha quella capacità richiesta... Un ambo secco da giocarci, due nomi? Com'è? Un ambo secco da giocare. Non ho due nomi da dare, non ho due nomi da dare. In questo momento chiunque della mia squadra potrebbe essere possibile assessore o possibile... È veramente incredibile. Papà. Allora, sicuramente Stefanoni ci aiuta in questo, perché dobbiamo andare a casa con qualche nome, se no domani come facciamo a fare il giornale? Infatti. Allora, Stefanoni non ha il compito di sfamare gli appetiti delle coalizioni, quindi sicuramente ci dirà qualcosa, no? E poi almeno un'altra curiosità deve risolvermi. Quella, lei adotterà il criterio che leggevo sarà adottato a Roma degli assessori a tempo? Allora, per quanto riguarda i nomi, mi dispiace, ma le lascio con l'appetito. Noi abbiamo già sostanzialmente identificato metà della squadra della giunta 5 Stelle e stiamo valutando altre figure che potranno ricoprire in questo momento gli incarichi rimasti scoperti. Posto il fatto che intendiamo anche cercare di ridurre la giunta di uno o due assessorati. Per quanto invece riguarda gli assessori a tempo, non abbiamo ancora preso in considerazione questa opportunità e probabilmente nemmeno penseremo di adottarla. Per quanto riguarda il metodo con cui sceglieremo gli assessori, sarà esclusivamente sul merito, quindi chi è bravo, chi è competente, verrà valutato per essere inserito nella giunta. Cancian, risolva lei questi problemi, ci dia un po' di nomi, altrimenti cosa scriviamo stasera? No, ho avuto modo anche di dirlo ieri sera, noi non abbiamo preso in considerazione ancora nessuno, perché noi vogliamo che sia anche una cosa molto aperta e molto partecipata. Come scelta di assessori e comunque di anche in realtà per quanto riguarda le partecipate, riteniamo che sia importante poter valutare poi una rosa di persone che si vogliono candidare a tale ruolo con un curriculum che sia adeguato. Un nome però ce l'ha? No. Ma quindi lei fa un bando di concorso per decidere assessori di giunta? Beh, non un bando in senso lato, però chiedere a chi vorrà e ritiene di essere adeguato per il tipo di carica di presentarsi e di dare questo tipo di disponibilità ad essere valutato, ovviamente. Questo non vuol dire che sia un gioco a tempo indeterminato, nel senso che uno poi deve dimostrare anche di fare e di saper fare, altrimenti si può anche cambiare, insomma. Ecco, finalmente Ciriani, perché Ciriani, nonostante una coalizione larga che ha, un nome, almeno il primo, l'ha fatto già ieri sera e ce lo dirà. E le chiedo, ma è già stasera in grado magari di ampliare la rosa dei candidati in giunta? Primo. Secondo, come sostituisce il posto vacante che ha lasciato libero Muzzin? Il vice sindaco sarà leghista? Terzo, i vertici delle partecipate, come li sceglierà? Li sceglierà come ha fatto Pedrotti, che ha chiesto i curricula e poi li ha buttati nel cestino? Grazie. Allora, non posso dare altri nomi, in che senso? Io ho l'ambizione di aver costruito delle liste con all'interno grandissime professionalità. Le faccio un esempio. Io ho intenzione di nominare una commissione che faccia da sentinella per la realizzazione del nuovo ospedale e sui costi e finanziamenti dello stesso, visto che si citava prima Bordon, nella sua relazione parla di 55 milioni di euro che mancano. Chi scelgo tra il dottor Campagnuta, prestigioso primario del CRO, tra il dottor Stutto, prestigioso primario dell'ospedale di Pordenone, tra il dottor Mele, tra il dottor Lostardo, che sono in lista con me, oppure la dottoressa Stefan, dipenderà. Vi ho detto, c'è una gara, una competizione, dovete essere autorevoli ma anche rappresentativi, quindi cercate dei consensi, chi sarà più rappresentativo sarà ovviamente poi deputato a rappresentare anche gli altri, speriamo più di uno all'interno di questa commissione. Scusi, ma lei quindi non prevede assessori esterni, li manda a prendere voti e chi ha più voti? Beh, io mi auguro non avrei bisogno di assessori esterni, per esempio abbiamo architetti, ingegneri che sono in lista,
L'urbanistica secondo me è una materia molto importante. Se nessuno di loro dovesse essere eletto, credo che sarebbe indispensabile approvvigionarsi da coloro i quali, anche pur non eletti, possono portare il loro contributo fondamentale. Quindi sarà una giunta tecnica, ma anche rappresentativa. L'altra cosa è l'operatività. Un paio di nomi ciriani, mi pare che Ragone diceva che un nome l'aveva già fatto. Posso fare, dico, sì. Di nomi potrei farne tantissimi. No, due, perché se sono tanti vuol dire che sono veri. L'auspicio è chiaro che se uno prende zero voti non è rappresentativo, quindi è difficile fare lo stesso. Sì. Ho detto Alessandro Basso, per esempio, è il presidente più giovane del Friuli Venezia Giulia, una persona autorevolissima, preparata, competente, capace, già che lavora nell'ambito presidente anche dell'associazione dei presidi del Friuli Venezia Giulia, quindi credo che potrebbe essere un ottimo assessore all'istruzione. Sulle partecipate, no, non farei mai giochini di chiedere il curriculum e poi nominare chi voglio. È evidente che sceglierei delle persone che possono garantire la competenza massima, questo è poco ma sicura, ma è giusto anche la lealtà all'indirizzo politico, pur cercando di essere neutrali. Io non faccio l'ipocrita dicendo no, prendo qualsiasi persona anche lontana da me. Non guardo la tessera di partito, però guardo alla lealtà, quella che secondo me è mancata in alcuni dirigenti pubblici in questo periodo. Idrogea, per esempio. Le chiedo, Daniela Giusta, e lei invece, lei sta predicando che è contro l'uomo solo al comando guardando Ciriani, che lei è una donna che valorizzerà la squadra. Parla in continuazione, collegialità, squadra. A questo punto lei deve dirci qualche nome, perché non può pretendere che gli elettori votino a scatola chiusa se lei ha detto che ha una squadra e che ci tiene alla squadra. Voteranno perché dentro quella scatola c'è qualche nome. Guardi, vice direttore, mi dispiace deluderlo, so che lei sta cercando in ogni però modo. Un impegno, è un impegno che aveva fatto con la cittadinanza. Assolutamente sì, questo sì. Però fare dei nomi adesso è veramente improprio, quindi i nomi dentro la coalizione si stanno facendo e, come ho già detto altre volte, ripeto adesso, la competenza è il primo criterio, non la quantità di voti, ma il criterio della competenza, assolutamente. Ma nomi, mi permetta, non ne faccio. Però un paio di nomi li avrà... Anche più di due, però non intendo farli perché non è un accordo che abbiamo preso quello di... Però immagino che sia, nel caso suo, di Ciriani, si può dire che uno per lista ce ne sarà. Cioè ci sarà un po' di Cencelli dove ci sono due coalizioni. Ma non è un Cencelli, è credo doveroso per quella che è stata la partecipazione e il coinvolgimento di ogni lista. No? Sì, quindi, sì, anche perché ci sono competenze notevoli dentro ogni lista. E aggiungo che mi piacerà che ci siano... Molte donne. E uomini? Molti uomini. Dove il molti, possibilmente 4 e 4, più di quello no. Meno neanche. Posso darle un consiglio, sì, però? Volentieri. Guardi che a Pedrotti la squadra è stata fatta da altri e ha visto la fine che accetto ha fatto. Accetto il consiglio. Bene. Lo faccio mio. Partecipate, criterio del merito e in forma pubblica. A te. Sì, io... Invece volevo un attimino, visto che ci seguono anche non solamente da Pordenone, una domanda molto sintetica, ovvero tenendo conto che ho visto che siete molto bottonati nelle risposte, quindi riesco a tirare fuori poche notizie, ma una curiosità potrebbe essere, siamo vicini al voto regionale, perché non manca molto per il rinnovo per le prossime elezioni regionali. Si dice ad esempio che se a Pordenone la Giust vince, Bolzonello può avere buone possibilità di fare il presidente, se a Pordenone la Giust perde, Bolzonello ha meno da sorridere. Stesso discorso si parla, vuol dire, per il centrodestra, perché ovviamente sono lì che ci sono i maggiori giochi in essere, no? Soprattutto su Trieste e altre realtà. Bene, c'è un candidato presidente della regione, immagino del vostro schieramento, però fate sempre in tempo a cambiare idea, no? Ma questa è una battuta. Che oggi come oggi indichereste come prossimo candidato governatore? No, in questo momento no, noi siamo concentrati sulle amministrative, è un grande impegno quello che stiamo facendo, è vero, non manca molto, manca un anno e mezzo, terminato questo impegno elettorale cominceremo a pensare anche alla prossima tornata elettorale. Ma voi che avete regolamenti molto complessi, il candidato governatore delle prossime elezioni dovrà essere
uno che è già in consiglio regionale, uno che non è mai stato in consiglio regionale, perché so che ci sono degli schematismi. Beh, no, ma su questo tipo di scelte non ci sono degli schemi, deve essere in particolare una persona onesta, e le regole le ho già dette prima, e poi deve essere una persona competente e che rispetti e porti avanti quelli che sono i principi del Movimento 5 Stelle, massima apertura. Muzzino, occhio che qua si gioca a due cose, no? Comune e regione. Lei chi appoggerebbe, chi vorrebbe candidato alla guida della regione per le prossime regionali? Ma è difficile dirlo, stiamo mettendocela tutta per queste amministrative, il nostro pensiero è rivolto a questi giorni che siamo agli sgoccioli. Sì, ma faccia uno sforzo, stacchi un attimo adesso. Non... Beh, sicuramente centrodestra. Secondo noi siamo Fedriga? Se ci dici che centrodestra, io non lo so, Fedriga, bisogna vedere cosa succederà tra 2 anni, sono lunghi 2 anni, Non è facile dirlo oggi, bisogna capire cosa... Io sono uscito dalla Lega, beh, lo sapete tutti, quindi bisogna vedere la Lega come si relazionerà anche a Pordenone, cosa vorrà fare a Pordenone, che battaglie porterà avanti, quello sarà per me fondamentale cosa decidere. Io l'ho detto... Voi restate comunque nel centrodestra? Noi siamo di centrodestra. E quindi se non è Lega è Forza Italia, cos'è che sostenete? Centrodestra? Io sono per le idee. E allora? Io sono per le idee, il mio programma. Quindi noi abbiamo un programma, 2 pagine e mezzo, molto... Chi porta avanti il mio programma, se sarò io, se sarà qualcuno, ben venga. Chi sarà vicino alle mie idee sarà la persona che io sosterrò. Vabbè, non mi ha detto il nome del candidato. Per lei c'è meno da bleffare, perché sono 2 o 3 insomma, i nomi possibili. Prima le lascio rispondere, poi in caso l'aiuto. Il suo aiuto è sempre utile, più o meno. Beh, allora, credo sia perfino banale che... quello che sarà il risultato delle amministrative di Pordenone è chiaro che ha una ricaduta a livello regionale. E nel centro-sinistra e nel centro-destra c'è una filiera adesso nel governo regionale e cittadino, e sia a Pordenone che a Trieste, che è ovvio di centro-sinistra, quindi il mantenimento gioca a nostro favore. Quello che io posso dire è arriviamo a vincere questa tornata per le amministrative e finiamo l'impegno in regione. Quella che sarà la decisione di Serracchiani e di Bolzonello sarà una decisione che ci comunicheranno. Io dico arriviamo a finire il buon lavoro di questo governo regionale, dopodiché le intenzioni della Presidente e del Vicepresidente ci saranno svelate. Ma è chiaro che non è pensabile, benché con noi ci siano liste civiche che hanno una tarattura più pragmatica sulla città, c'è anche un partito, stessa cosa per il centrodestra, quindi è un po' un bluff secondo me quello di dire ragioniamo solo su un programma cittadino. Però possiamo dire, scusa, adesso i partiti politici sono sostenuti. Possiamo dire che in qualche modo quindi la sintesi della sua risposta è: se la Serracchiani rimane in regione non si tocca, se la Serracchiani va via potrebbe essere Bolzonello? Certo che sì. Ma le dà sollievo il fatto che il destino di Bolzonello è legato al suo? Ma sollievo no. Allora, il nome di un lassativo terribile, come dire, no, da sollievo. No, assolutamente sì. No. Questa, allora, credo sia proprio una forzatura, anche perché in questo periodo penso che entrambi abbiamo dimostrato di saper avere una grande collaborazione, ognuno però nel proprio ruolo, io come candidata, lui come vicepresidente. Tutto quello che poi si è giocato a livello di vicinanza oppure no, un distacco, non lo considero nemmeno. Non c'è sollievo di nessun tipo, è una partita aperta che giochiamo con grande energia, sapendo cosa ci spetta. Giannelli? Ma io sono un uomo pragmatico, so per certo che Udine e Trieste non permetteranno mai che il presidente della regione sia di Pordenone. In questo senso, ad esempio, nel mio progetto per Pordenone, per la città di Pordenone, guardo molto al Veneto, guardo alla città metropolitana. Ma nella fattispecie a lei chi piacerebbe come candidato presidente della regione? A Pordenone non abbiamo... No, no, beh, può essere mica per forza di Pordenone. No, io credo che la Serracchiani abbia fatto molto poco per questa città, ci ha distrutto il progetto dell'ospedale, non ci ha dato i soldi per fare il ponte sul Meduna, nonostante avessimo avuto sempre degli uomini sia di centrodestra che di centrosinistra. Io dico... Pordenone non è stata aiutata né dal centrodestra. Come, non ha un nome da... No, non ce n'è, per me va non bene. Ce ne sono. Il suo candidato per la regione?
ideale? No, il nome non ideale. Non ce n'è per il momento, anche perché mi permetto di contraddire la collega Giuste, non c'è una filiera che a cascata va dalla regione a Pordenone, mentre in tutti gli altri comuni il centro-sinistra è sempre andato a fianco e ha sempre guidato la città in collaborazione, qui a Pordenone non è mai successo, perché c'è stato sempre il niet di Bolzonello, per cui adesso spingermi oltre un nome su questa candidatura alla guida della regione è un po' forzato. Ciriani, lei qua è come la Giuste. No, non è riuscito a estorcere più di un nome di una giunta, figuriamoci se mi estorce il nome del candidato presidente della regione. Ma in che senso? Da più di 2 anni non ho tessere di partito, proprio perché volevo uscire, lasciare ad altri gli schemi, le liturgie classiche che caratterizzano la politica. E concentrarmi... Meglio Federico o meglio Riccardi? Se la devono vedere loro, io mi concentrerò esclusivamente sul progetto della città, dopodiché lealmente appoggerò il candidato migliore. Che verrà deciso da chi? Non so, io non siedo più da 2 anni in nessun tipo di tavolo, né regionale né provinciale, che riguarda i partiti. Mi sono autoisolato nella mia lista civica ed è una scelta anche un po' di serenità, perché le avevo vissute abbastanza bene là di dentro. Cancian, c'è qualcuno che ti piacerebbe senza fare bandi? No, nel senso che non ho... noi ci siamo in questo momento una sorta di micro-coalizione. Sì, no, ma c'è un nome, voglio dire, un politico regionale o qualcuno che comunque le piacerebbe che governasse la regione, anche per carisma, intendo. Meglio, ritengo che però debba essere della regione, insomma. Ecco. Senti, Giuseppe, noi siamo veramente a conclusione della puntata, no? Per cui se tu sei d'accordo, io farei una cosa veramente inconsueta, cioè abbiamo il cronometro, 30 secondi a testa, lì è il top della sintesi, per fare un invito al voto. Allora, io partirei questa volta da Giannelli e poi... E lati, dai, se no dopo facciamo sempre destra e sinistra. Quindi Giannelli, poi la sua sinistra, poi la giusta, invertiamo un po' le carte. Giannelli, 30 secondi per un invito al voto. Allora, chiedo ai cittadini di Pordenone di mettere una bella croce sul mio simbolo. Sono slegato dai partiti, i partiti fanno solo male perché ogni decisione che prendiamo potrebbe essere contrastata da Trieste, da Roma. Questa è la storia dei partiti. Per cui per la città e per i cittadini, mettendo al centro i cittadini, chiedo di votare Giannelli. Daniello. Io invece chiedo una mano sul cuore a tutti i cittadini di Pordenone, perché per ritornare ad avere la dignità e il decoro di Pordenone e perché gli ultimi abbiano voce in consiglio. Giusto. Io chiedo di votare la candidata Giuste e la coalizione che la sostiene per il nostro progetto di governo della città, perché sarà appoggiato su un grande lavoro di squadra e sarà finalizzato a ridare energia e positività a Pordenone. Ciriani. Programma serio, concreto, realizzabile. L'esperienza amministrativa della provincia, quindi entriamo in quel municipio e lo facciamo partire immediatamente. E anche la discontinuità rispetto al centro-sinistra che questi ultimi 5 anni ha affossato la città. Muzzin. Votate Renzo Muzzin perché ho avuto il coraggio di lasciare un partito politico per le idee. Siamo una squadra giovane, fatta di molti giovani, ma allo stesso tempo con persone che hanno esperienza. Il candidato sindaco e il sindaco di Pordenone non deve rendere conto ai suoi partiti, non deve rendere conto ai partiti degli errori, ma ai cittadini. Quindi noi abbiamo avuto il coraggio di cambiare. E tu? Cancian. Il voto per Insieme per Pordenone è un voto che vuole dare una spinta alternativa al governo della città e quindi aprire una prospettiva più a sinistra per il governo. Stefanoni. Il Movimento 5 Stelle si presenta per la prima volta nel municipio di Pordenone, porterà i principi della partecipazione, della trasparenza e dell'onestà. Ha fatto una scelta etica innanzitutto, quella di presentarsi come una forza singola, non in coalizione, e questo ci assicurerà di avere le mani libere di fare le scelte solamente per il bene dei cittadini. Per noi le coalizioni, che sia destra o sinistra, non ha importanza, sono come delle società per azioni, e ricordatevi che non c'è socio che non pretenda poi a fine anno i suoi dividendi. E scusa Marco, vorrei fare anch'io un appello al voto. Immaginavo, girava voce, girava voce. Io faccio l'appello al voto ai pordenonesi, scegliete, perché il destino della città è nostro, noi siamo Pordenone. Senti, una domanda secca, secondo te si va al ballottaggio? Sono 7 candidati.
secondo mio pensiero, si va al ballottaggio. Va bene. Allora, io non posso che lasciarti ringraziare uno a uno gli ospiti di questa sera, e io invece mi congedo ringraziando Giuseppe Ragogna, vice direttore del Messaggio della Veneto. Quindi ti faccio fare a te il parterre finale di ringraziamento. Sì, grazie. Partiamo da Samuele Stefanoni, Movimento 5 Stelle, Renzo Muzin, Salviamo Pordenone, Nuova Pordenone, Daniela Giust, Partito Democratico, Pordenone 1291, Cittadini per Daniela Giust e Il Fiume. Poi abbiamo Franco Giannelli, Popolare Pordenone, Daniello, Pordenone in Comune, poi c'è Alessandro Ciriani, Ciriani Sindaco, la lista, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomia Responsabile e Lega Nord. Infine, Cancian, Insieme per Pordenone. Allora, grazie a tutti e buona serata.